Lo strappo operato da Ferrovie dello Stato, che vedrà i treni fermarsi in Calabria, è stato argomento di discussione durante la visita a Gela del presidente di RFI Dario Lobosco, che nella città nissena ha presentato la nuova linea Canicattì-Comiso. Secondo il nuovo piano, restano a lunga percorrenza solo due convogli notturni per Roma. In tutti gli altri casi, bisogna attraversare lo stretto portandosi dietro i bagagli. Il resto sarà tagliato, niente Milano, e di giorno ci si fermerà a Messina o Villa San Giovanni per attraversare lo stretto, bagagli in mano. Questo è il piano che Ferrovie dello Stato ha presentato lunedì 2 febbraio ai sindacati. Questa la replica di Lobosco. Noi vogliamo ottimizzare concretamente anche il costo generalizzato del trasporto, dove il tempo è una risorsa strategica. Vogliamo migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi e quindi vedere lo stretto di Messina come un hub strategico dove si realizzi un'intermodalità fra Teno e traghetti che fanno risparmiare un'ora solo nel traghettamento e però dare materiale rotabile estremamente qualificato sia in Sicilia sia dall'altra parte dello stretto significa migliorare la qualità della vita, però bisogna farlo in modo condiviso. Il Ministero ha convocato tutti gli attori di questo processo di sviluppo, Regione Siciliana in primis, il Sindaco di Messina, quello di Reggio Calabria, la Regione Calabria, si vedranno tutti assieme per dare vita a un progetto di sviluppo. Dalla Regione è stato chiesto un incontro urgente al Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, proprio per discutere della grave situazione che si sta creando nel campo dei trasporti ferroviari in Sicilia a causa dell'eliminazione dei treni di collegamento con il nord. Io penso che le migliori decisioni siano quelle condivise. In questo senso il Ministro Lupi, che ha un'altissima sensibilità istituzionale, sta provvedendo a sentire le parti e penso che si deve realizzare un progetto di sviluppo che migliori qualità e efficienza.